Vediamo se pronuncio bene. Ranali Campani Varnacula Suria, Anof, ho parlato bene, dell'Anof di Messina, prego. Segnalo una particolarità interessante, che in questo caso il contributo finanziario, il sostegno della fondazione non va ad associazioni che si occupano di immigrati, ma va ad un'associazione di immigrati, con quale l'Anof. Prego. Sì, esattamente. L'ANOLF è un'associazione di immigrati fatta da persone che vengono da paesi che sono fonte di immigrazione dal proprio paese. E grazie al sostegno appunto della Fondazione del Sud abbiamo potuto fare molto per gli stranieri. Innanzitutto il progetto appena concluso scorso, che era il progetto in rete, abbiamo potuto, attraverso l'intervento della mediazione interculturale, per coprire molte lacune che riguardavano purtroppo gli stranieri. Innanzitutto il problema principale era quello di creare un rapporto tra l'immigrato e le istituzioni. Quindi, per esempio, andare incontro alle questure, alle prefetture, ai vari istituti e cercare di collegare il cittadino straniero con questi istituti. Purtroppo il problema che li limita fortemente è il problema della lingua. Quindi, l'intervento necessario è stato quello appunto di far da ponte tra le culture e anche una ponte linguistica per sostenere queste persone. Un altro aspetto fondamentale è quello di cercare di dare assistenza a queste persone nei confronti di una burocrazia che sta diventando sempre più articolata e complessa. Figuriamoci se è complessa per gli italiani, come possa sembrare complesso, difficile per un immigrato che molte volte è analfabeta, non istruito e se viene in Italia ad una certa età ha sicuramente grossissimi problemi ad apprendere la lingua italiana. Quindi l'affiancamento di una persona che conosce in questo caso la cultura italiana è risultato essenziale. Con l'altro progetto Fiducia cerchiamo di colmare un'altra lacuna che riguarda il mondo dell'immigrazione, ovvero quello dell'assistenzialismo. Purtroppo ormai sappiamo bene che il settore in cui i lavoratori stranieri hanno maggiormente impiego è il settore assistenziale. Di conseguenza tutti quelli che vengono sono catalogati generalmente come call o come badanti. Soltanto che inizialmente questo lavoro era poco dignitoso, non aveva una categoria a sé, tutti si improvvisavano per essere colf di quello che i loro datori di lavoro pretendevano, di essere badanti per le persone che i datori di lavoro chiedevano. Per cui si chiedeva ad una persona sai fare le punture, sì, so fare le punture, poi alla fine non le sapeva fare. Di conseguenza i datori di lavoro si andavano a mettere in casa per curare i propri genitori, i propri bambini, delle persone non qualificate. Però siccome l'esigenza è quella e queste persone che venivano dall'estero in generale erano portate a questo tipo di lavoro, si è potuto fare, ma credo che sia importantissimo dare dignità a questo lavoro, nel senso che bisogna fare formazione affinché queste persone siano qualificate, bisogna far incontrare le famiglie e i lavoratori, bisogna monitorarli affinché si possa vedere praticamente materialmente qual è l'andamento del processo lavorativo e dell'inserimento del lavoratore nella famiglia. Quindi vedere a mano qual è la situazione, se i requisiti del lavoratore corrispondono a quelle che sono le esigenze del datore di lavoro. Avere una banca dati dove si raccolgono quelle che sono
le esperienze, i requisiti, le qualifiche delle persone, in modo tale che possiamo in maniera efficiente rispondere a quello che i datori di lavoro chiedono. Quindi il fatto di sostenere la famiglia nell'integrazione con lo straniero, ma allo stesso tempo sostenere lo straniero nella sua integrazione nella famiglia italiana, che non sempre è facile, è un ampio intervento che con questo progetto si riesce a coprire, secondo me, in maniera ottimale. Soprattutto si interviene in un campo che non credo sia mai intervenuto in maniera così efficientemente in passato. Grazie. Ultima testimonianza, Taisil Hasan, del Centro Interculturale Città di Bari. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Ne approfitto per ringraziare la Fondazione per la fiducia che ha voluto dare alla nostra idea. È un'idea un po', non è nuova, da tanti anni, diciamo così, abbiamo cercato di realizzarlo, ma mai ci siamo riusciti. Diciamo, ecco, con questo progetto esprimiamo l'augurio di riuscire. E quello di progetto sostanzialmente non è un progetto che comincia e finisce come molti progetti, discutere insieme, poi finisce il tutto e ricominciamo da capo. E noi siamo un'associazione nata nel 98 come primo centro interculturale del sud d'Italia, con un obiettivo è quello di fare un'integrazione, ma un'integrazione che gli immigrati siano protagonisti della propria vita, del proprio lavoro, della propria casa, integrazione non assistenzialista. Molti progetti che sono stati fatti in Puglia, altre parti, che sono, aiutano gli immigrati a fanno formazione, corsi di formazione professionale, poi alla fine finisce il corso e rimane così. In questo progetto, io riassumo brevemente, noi c'è una campagna, una città si chiama Covid nella Puglia, c'è una voce di Bari, dove abbiamo avuto questa adesione da parte del Comune di Acquaviva di offrire, dare a noi, mettere a disposizione, una ex scuola rurale, una scuola abbandonata, costruita negli anni 60, quindi di riqualificarla e fare una cosa che abbiamo chiamato una fattoria sociale, nel senso prendere terreni confiscati alla mafia, abbandonati,